mio 3 un'imitazione di Vittorio Feltri. Un video omaggio di Stima nei suoi riguardi. 1, 2, 3. A me dispiace quando vedo che le persone non si rendono conto che davanti hanno delle teste di cazzo. Un esempio concreto ci arriva proprio per quanto riguarda la gente del sud Italia. Sono dei trogloditi. Ma dico io, come si fanno a vedere persone del sud Italia che trascorrono il tempo a curare la terra, a arare, a coltivare i campi? Ma dove sta scritto? Come si fanno a fare certe cose? È una cosa che non ha né ragione di esistere ed è soprattutto una cosa indegna. Questi sono dei trogloditi, sono delle teste di cazzo. Sono delle teste di cazzo, come si fa a, mi chiedo io, apprezzare chi è del sud Italia, i meridionali? Queste persone non hanno cultura, non hanno un minimo di cultura, di istruzione. Sono persone che non hanno né arte né parte. È quello che io non capisco, è quello che io non comprendo. Come si fa a dare credito a certi esseri umani che vivono nel sud Italia? Per non parlare poi dei froci. Come posso etichettare i froci? Per me non è un'offesa, chi si offende è un cretino. I froci sono esseri veramente inferiori. Ma come si fa, dico io, a dare a una persona del genere credibilità, a dare credito ad una persona del genere? Poi, boh, come si fa, dico io, non ci posso credere. Ma poi ancora, tornando all'argomento di prima, questi meridionali che non capiscono un cazzo, che stanno lì con il loro aratro in mano a coltivare la terra, fanno solo quello, H24, non sanno fare altro, non sanno fare altro e si mettono in condizioni di essere odiati da tutti. Ma come fate voi a coltivare la terra con questa voglia, con questa volontà? Non è come noi settentrionali, noi del nord Italia, che ci mettiamo nella condizione di coltivare le attività produttive, di ammaestrare, o meglio, gestire bene la cosa pubblica. Questi del sud Italia invece coltivano la terra, fanno solo quello, coltivano i campi. E io dico no, non ci sto. Questa è tutta una cosa assurda, è una cosa indegna. Non aggiungo altro. Buona serata. Ecco, l'imitazione termina qua, spero che vi sia piaciuta, un'imitazione divertente, un video di ammirazione e stima nei suoi riguardi. Vi ricordo che Vittorio Feltri, se non erro, è l'attuale direttore di Libero, questo giornale italiano, che ha un successo buono. Vi ringrazio, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, un salutone, al prossimo video da Leandro, conosciuto l'italiano.